fonte della disperazione. Non fiume che scorre verso il mare della disperazione. Non lancia temperata al vivo fuoco della disperazione. Niente. Solo tamburo vecchio da gridare alla luna piena della mia terra. Solo tamburo scavato nei duri tronchi della mia terra.
Buonasera a tutti, benvenuti. Siamo molto contenti ma anche altrettanto emozionati, insomma, di stare qui, perché stasera presentiamo in prima, come dire, nazionale, mondiale, se vogliamo, questo nostro nuovo progetto che si chiama appunto Tammorrianti World Project. Perché questo nome Tammorrianti, che può sembrare a primo impatto un po', come dire, generico, forse anche folcloristico per certi versi, però per noi ha dei significati importanti. Almeno due. Il primo è quello che questo nome, insomma, denota un popolo che condivide una passione non solo per il tamburo, ma per un modo di ascoltare e di fare la musica, che sta in qualche modo alla base proprio dell'evoluzione, se vogliamo, non solo della musica popolare, ma proprio dell'essenza della musica, quindi che è contraddistinta da incontri, da scambi. E questo progetto si basa proprio su questo. Innanzitutto l'incontro, si basa sull'incontro che ormai più di 10 anni c'è stato fra me, Emiddio Ausiello, Michele Maione, che insomma da 10 anni non ci siamo mai mollati, non abbiamo nemmeno mai litigato, pensate un po', quindi abbiamo fatto tante collaborazioni, abbiamo collaborato con tanti artisti, ma soprattutto la nostra collaborazione ha portato alla realizzazione del primo video didattico dedicato agli strumenti della tradizione popolare, della tamborra e del tamburello, e poi insomma da qui abbiamo cominciato a mettere ci è venuto in mente di fare questo progetto musicale, ed è un progetto aperto, come dicevo prima, a tanti incontri. E come avete sentito, stasera abbiamo l'onore di avere con noi uno dei pianisti jazz, ma non solo jazz, più interessanti della scena, del panorama in Italia, Mario Nappi. Ma soprattutto l'altro significato di tamburiante, che ci riporta a un tamburo, a quello che è il tamburo a cornice, che per noi è un po' l'essenza degli strumenti a percussione. Io ed Emiddio è vero che abbiamo navigato e navighiamo nel mare di strumenti a percussione a 360 gradi, ma in fondo ci riteniamo sempre dei tamburellisti. E questa cosa qua per noi rappresenta proprio il pane, che non solo che è un legame alle nostre radici, come, perché questo non significa nemmeno, ma anche proprio nella nostra storia personale il tamburello ha rappresentato anche il pane quotidiano per noi, che facciamo, perché abbiamo scelto di fare per mestiere la musica, quindi ti dobbiamo molto, quindi per questo abbiamo scelto questo nome. Grazie a tutti e buon divertimento, buon ascolto. Thank you.
Tammurriate voi, tammurriate prose voi. Oh.
te a fare, de rosi te a fare, de rosi te a fare, cu quel giardino. Signori, Flo, stasera ci ha fatto un doppio regalo, Flo, e insomma si è dimostrato, oltre che una grande artista, quale è, insomma si è dimostrata anche una grande amica, che ci ha fatto un doppio regalo, innanzitutto il primo a essere qui insomma stasera con noi, e l'altro invece è quello che ha scritto un pezzo insieme a noi, e che noi siamo veramente molto contenti che stasera
vi presenteremo appunto in anteprima, come del resto tutto lo spettacolo. Questo brano farà parte appunto del nostro nuovo lavoro discografico, Tamburianti Project. Flo. Se fosse roba di tutta la
Ricercatori, degli esperti della tradizione, quella lì proprio autentica, quella degli anziani, quella lì del, diciamo, delle registrazioni del 1950, siamo stati per anni in questo modo qua. Ci siete tutti quanti? Molto bene. Aspetta, ti faccio un po' di ritmo. 5, 6, 7, 8. Molto bene, molto bene. Adesso, ok, fermo. Adesso un altro passettino importantissimo, che è la votata. Voi sapete, no, che la votata è il momento della tamburiata in cui si intrecciano. Adesso vi faremo vedere la votata, il Zitoton, i Sallust del 1952. Votata. 5, 6, 7, 8. Ma chi è? Ma chi è? Ferma, meglio, chi è? Ma qua tradizione! Ma chi è lei? Ma che è la tradizione, che? Ma come, nella tradizione, questo è proprio chicchi... Ma questo è proprio chicchinella del Casamale, abbiamo fatto... Ma come? Chiedo scusa, ma chi l'ha fatto entrare a questa persona? Emidio, ma che sta succedendo? Peppe, prudente, che cosa sta succedendo? Ma chi sono queste persone? Ma che è sta tradizione? Ma che sta succedendo? Ma che cosa sta succedendo, Emidio? Cioè, noi stiamo facendo uno spettacolo serio, stiamo andando bene. Sto blef che è uscita stasera, ma chi si? Ma che mi è piaciuto? Ma parla con te. E mi dia, faccio vedere tu come si dirige. Di creature e chi c'entra, ma che mondo e mondo stamma, mandani ma luna gianca, quindi per... Oh!
Sì, ma mo a me e la mare ci metta! È sempre la stessa storia. Castigliano, mo, dice da. Voglio sempre le mani, tutti! Peppe Prudente è arrivato a quasi, anzi ha superato le 40.000 visualizzazioni, anzi andate stasera a vedere questo video bellissimo che si chiama Tamburianti World Project, mi raccomando, il video si chiama Chi te dà? Abbiamo detto che è un mondo di soldi, ma è anche un mondo di sogni, e quindi il problema è che ce ne sono molti intorno a me. Sia di soldi che di soldi. Allora vi dico che cash room, se ti chiedono a me, come le passa a mutarsi, se vuoi a me.